Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi ragazzi vi porto la duplicazione massiva, l'after patch, e oggi vi farò vedere i due metodi per buggarsi. Quindi ragazzi, i requisiti: ci servirà un amico che ci dà una mano, ci servirà un veicolo personale attivo per chi si bugga, ragazzi. Ci servirà l'agenzia con un veicolo all'interno. Dopodiché, ragazzi, ci servirà per chi invece deve duplicare l'arena con all'interno il veicolo da duplicare, i veicoli da sacrificare dove gli pare, ragazzi, sparsi nella mappa in un qualsiasi garage, ragazzi. E ci servirà anche il bunker con il COM, perché per salvare ogni volta bisognerà usare il COM. Faremo un veicolo, ragazzi, ogni 20-30 secondi con la targa pulita ed è una bomba. Quindi vi faccio vedere il primo metodo, ragazzi, per buggarsi. Il primo metodo funziona così: dobbiamo, intanto per iniziare, metterci il rientro dentro l'agenzia, ragazzi. È fondamentale. Dobbiamo spawnare all'interno dell'agenzia. Una volta che ci siamo messi il rientro dentro l'agenzia, cosa facciamo? Ci facciamo un salvataggio dell'outfit, ragazzi, così farà il cerchietto arancione in basso a destra e a quel punto potremo andarcene al creatore. Una volta, raga, che stiamo andando al creatore, gli diciamo poi al nostro amico di rinvitarci nella stessa lobby, in modo tale da spawnare dentro l'agenzia, ragazzi. Quindi mi manderà l'invito, io accetterò l'invito, mi arriverà l'allerta, ragazzi, e una volta che siamo spawnati dentro l'agenzia, cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo dirigere, ragazzi, dalla reception, ma prima dobbiamo mandare al deposito il veicolo personale, in modo tale da avere la voce richiedi veicolo attivo. Quindi andiamo di sotto dalla reception e una volta che siamo sotto dalla reception, andiamo qua davanti al bancone in modo tale da avere la freccia destra in alto a sinistra. A questo punto apriamo il telefono, andiamo sulle attività, quindi qua dall'icona blu, andiamo su altro e avviamo braccio di ferro, ragazzi. Una volta che abbiamo braccio di ferro, con amici sessione o no, è indifferente, ragazzi, non cambia, dobbiamo aspettare che ci dà il popolamento uno di due in basso a destra. Ci vogliono circa 15 secondi, ragazzi. A questo punto cosa facciamo? Apriamo il nostro menu interazione. Andiamo a richiederci, ragazzi, il veicolo personale. Subito dopo dovremo schiacciare freccia destra e poi spammare A per accettare l'uscita del veicolo personale con l'agenzia. Questo step, ragazzi, va fatto tutto veloce. Saremo in questa schermata, ragazzi, e a questo punto cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo fare invitare da un nostro amico che sta nel lavoro da titano, nella stessa lobby. Quando siamo nella prima allerta, gli diciamo di quittare l'attività e a questo punto accettiamo tutti gli altri messaggi, ragazzi. Niente di più semplice. Rispawneremo all'interno dell'agenzia. Adesso cosa dobbiamo fare, ragazzi? Gli diciamo al nostro amico di avviare un lavoro da titano. Una volta che il nostro amico avvierà un lavoro da titano, ci dovrà invitare dentro l'attività, perché i ragazzi hanno patchato il metodo per partecipare direttamente sulle attività dalla mappa. Infatti, se guardate, mi dà questa allerta. Quindi, una volta che il vostro amico ha fatto il lavoro da titano, vi fate invitare. Quindi ci manderà l'invito tramite menu Xbox o menu PS. Quando siamo in questa allerta, ragazzi, gli diciamo di quittare l'attività. Ci darà questo errore, ragazzi, e spawneremo frizzati nel punto di attivazione del lavoro da titano. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Gli dite al vostro amico, ragazzi, di avviare l'attività più vicina possibile all'arena, ok? In questo caso il mio socio mi ha avviato di nuovo il lavoro da titano e quindi poi io rispawnerò qua. Ma io vi consiglio di dire al vostro amico di avviare l'attività più vicina possibile all'arena. Quindi una volta che ha avviato l'attività, vi invita, ragazzi,
A quel punto accettate l'invito. Quando siete nella prima allerta, questa qua, gli dite di quittare l'attività, ragazzi. E a questo punto, quando lui quitta, noi accettiamo tutti i messaggi e sbada bam, ragazzi, saremo pronti e buggati per far duplicare il nostro amico. Come facciamo a capire se siamo buggati al 100%? Saliamo sul veicolo del nostro amico, ragazzi, gli diciamo di mandare al deposito il veicolo. Se a noi rimaniamo ancora sul veicolo e quando scendiamo noi schiacciando triangolo Y despawna subito, vuol dire che ci siamo buggati nella maniera corretta, ragazzi. Quindi adesso passiamo al secondo metodo, che è molto più veloce, ragazzi. Eccoci qua, quindi per buggarci nella maniera più veloce possibile, per duplicare con questo metodo, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo possedere il Festival Bus, quindi dobbiamo richiedere il Festival Bus che deve stare nel CEO. Quindi, ragazzi, come requisito per buggarci in questa maniera ci servirà il CEO con il Festival Bus all'interno e no l'agenzia. A questo punto, una volta che abbiamo richiamato il Festival Bus, cosa facciamo? Lo facciamo entrare nello stesso piano, raga, di dove siamo entrati. A questo punto dobbiamo aspettare che si bugga questa schermata nera. Potete aprire anche il menu di pausa se volete, ragazzi. Quindi dite al vostro amico di avviare il lavoro da titano e una volta che ha avviato il lavoro da titano gli dite di invitarvi o dal menu play o dal menu Xbox, ragazzi. Oppure se siete nella stessa lobby potete anche fare partecipa dal menu di pausa se l'avete aperto. A questo punto, quando siete in questa allerta, dovete dirgli di quittare l'attività e accettare tutti i messaggi. Se invece giocate da PlayStation, partecipate su Anawak, accettate tutti e tre i messaggi e vi sarete buggati facilmente, ragazzi. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare per capire se siamo buggati, raga? Dobbiamo farci invitare dentro l'arena dal nostro amico per forza, perché questo step è fondamentale per finire il bug. Quindi mi faccio invitare nell'arena, apro il telefono, accetto l'invito dell'arena e aspetto di spawnare all'interno dell'arena. Una volta che sono all'interno dell'arena ci sarà già il mio amico lì dalla porta per uscire, che appena io entro, raga, lui farà tutti fuori, così usciremo direttamente tutti e due. E adesso dobbiamo fare il test per vedere effettivamente se siamo buggati. Saliamo sul veicolo, ragazzi, gli diciamo di mandarlo al deposito. Se non ci caccia dal veicolo, rimaniamo sopra, vuol dire che ci siamo buggati. E a questo punto potremmo iniziare a far duplicare il nostro amico. Adesso, ragazzi, vi faccio vedere la parte di chi duplica. Ringraziamo tutti quanti il Sifu, ragazzi, che si è buggato al posto mio, così io vi faccio vedere come fare la parte di chi duplica. Quindi iniziamo subito, ragazzi, mi cambio l'outfit così magari non vi confondete. Cosa dobbiamo fare? Andiamo a chiamarci il centro operativo mobile, è fondamentale. Quindi andate a chiamare il centro operativo mobile, ve lo andate a prendere, ragazzi, e poi lo posizionate dove lo metterò io. Portatevi anche il vostro amico, così non lo lasciate solo e non si sente usato, ragazzi. A questo punto, una volta preso il com e messo in questa posizione, scendiamo ovviamente dal centro operativo mobile, apriamo il nostro menu interazione e ci richiediamo un qualsiasi veicolo personale, ragazzi. Se usate il Motorcycle Club è meglio, così mettete un veicolo e non dovete attendere secondi o minuti per richiedere i veicoli uno dopo l'altro. Quindi a questo punto fate salire il vostro amico sul vostro veicolo, che sia una moto dal motorcycle o un veicolo personale o lo Speedo Custom, ragazzi, e dovete mandare al deposito il veicolo. Se ci avete la polizia, levatevela, raga, perché sennò rischiate di sbuggare il glitch. E quindi a questo punto rimandiamo il veicolo al deposito. Il nostro amico, come vedete, rimarrà sul veicolo e quindi noi potremo andare a duplicare. Cosa facciamo? Entriamo dentro l'arena. Vi consiglio di mettere il veicolo da duplicare all'interno del B1,
Perché ragazzi? Perché almeno non ci sarà l'animazione dell'officina. Quindi a questo punto, una volta salito sul veicolo da duplicare, raga, schiacciamo freccia destra e saremo nel menu delle modifiche. Ci facciamo una qualsiasi modifica ai freni che costano poco. Intanto guardate la targa, ragazzi, perché ora è in questa maniera e dopo vi faccio vedere che cambierà. Quindi una volta fatta la modifica, attenzione qua, dovete fare esci dall'arena. Dovete andare direttamente fuori, ragazzi, perché se fate esci dall'officina avete sbagliato tutto. A questo punto, una volta che siamo qua, vedete che la targa inizia con 6, ragazzi, dovremo andarci a richiedere il veicolo da sacrificare. Il veicolo da sacrificare, se avete fatto delle aggiunte dell'Axo, ragazzi, col Money Freeze, e le andate a sacrificare, le vostre Issi varranno 3.800.000. Quindi a questo punto, cosa facciamo? Aspettiamo, ragazzi, il tempo per richiedere il veicolo. Questo è il discorso che vi facevo prima. Se avessi usato il motorcycle, non dovevo attendere niente e potevo richiedere il veicolo da sacrificare immediatamente. Quindi a questo punto, dopo che è passato il timing, chiamo il veicolo da sacrificare e faccio passare 3 o 4 secondi. Intanto mi avvicino, ragazzi, dal mio socio, così vi faccio vedere bene. A questo punto gli dico di scendere, regà, dal Festival Bus, dal veicolo personale, e appena lui scende, sbadabam, regà, sarà cambiata la targa. Quindi avremo fatto la Issi a 3.800.000 con targa pulita. Entriamo dentro il centro operativo mobile e così avremmo salvato l'auto. Come facciamo se vogliamo continuare a duplicare, ragazzi? Salite sul veicolo, ragazzi, lo portate dal vostro amico, lo fate salire, lo mandate al deposito e vedrete che lui rimane buggato. A questo punto correte dentro l'arena. Una volta che siete nell'arena, andate nel garage dove avete il veicolo da duplicare. Salite sul veicolo da duplicare, ragazzi, schiacciate freccia destra, fate una modifica, fate esci dall'arena. Una volta fuori dall'arena vi richiamate il veicolo da sacrificare e una volta che vi siete chiamati il veicolo da sacrificare, ragazzi, aspettate circa 3 o 4 secondi, dopodiché dite al vostro amico di scendere dalla macchina. Cambierà la targa del veicolo, ragazzi, e una volta che la targa cambia, entrate all'interno del COP. Quindi lasciate un like se vi è piaciuto il video, lasciate un commento, supportate il canale, vi invito a supportare la nuova serie e sbadabam! Alla prossima, bella regà!